Oggi è tempo di bass fishing. Con il termine inglese bass fishing ci riferiamo a una tecnica di pesca specifica che utilizza le esche artificiali, sia rigide che in gomma, rivolte a una preda specifica, il black bass, il boccalone. Questo tipo di tecnica è nata negli Stati Uniti e si è diffusa nell'arco degli anni, negli ultimi 30 anni, un po' in tutto il mondo, anche in Europa e qui da noi in Italia, vanta una foltissima schiera di appassionati. Oggi, insieme a Tommaso Operi, presidente del Bass Strike Spinning Club Valdarno, proveremo a insidiarlo e a cercare di acquisire qualche piccolo trucco in uno spot molto bello, il lago di Massaciuccoli, nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca. Uno spot conosciuto da tutti i pescatori di bass che speriamo, Tommy, ci regali Sì, qualche bella cattura. solitamente questo è un ottimo spot dove pescare i bass, solamente che ultimamente è stato teatro di molte, molte competizioni, quindi i pesci non saranno più così facili da catturare come poteva essere un tempo, ma li troveremo piuttosto smaliziati. Vai Tommy! Bello! Comincia a essere un pesce interessante questo. Male, sì. Ecco. Nulla di che, insomma. Aspetta, eh. Sì, rilasciamolo e spostiamoci da qui perché magari se ne può trovare un altro, allora se si va addosso con la barca non trova più. Mettiamoci in un posto un pochino più. Ora stiamo riallontanandoci dallo spot dove c'è stato lo strike del bass. Lo lasciamo riposare un attimo. Lo spot e poi riproviamo a vedere se ci sono altri pesci. Tom, allora, Sì, come abbiamo perché pescato finora? allora abbiamo pescato con un innesco Texas Rig, più specificatamente con un amo straight shank, cioè vale a dire non offset, cioè quindi un amo dritto, Facciamo vedere la differenza. Allora. perché solitamente, ecco, con questa tecnica si pesca anche con gli ami offset, che vorrebbe dire fuori asse. Il significato è fuori asse, che presentano uno scalino, e ora Francesco vi fa vedere. Io invece ho preferito usare un amo dritto perché pescando in cover, insomma in copertura molto, molto forti, riesco a entrare dentro senza rimanere incagliato. Ecco qua l'amo offset, il famoso amo offset che caratterizza un po', diciamo, la pesca al bass. Eccolo qua. Praticamente c'è questa Disassatura, insomma. disassatura dell'amo che consente di innescare l'esca, in questo caso un crow, un'imitazione di gambero, e di fermare praticamente l'amo nell'esca attraverso questa parte dell'amo. Comunque, Tommy, dai. Invece io niente, io ho usato questo dritto perché in questa maniera riesco a essere ancora più penetrante dentro le coperture. Il piombo ho usato un quarto d'oncia, 7 grammi più o meno, e come imitazione un gambero blu, un gamberino blu, insomma. Una creatura gambero blu. Andiamo a cercare noi degli altri, dai. Vai.
Però prima, un accorgimento, siccome l'ho preso dentro una pianta, questo pesce, e in questa pianta insomma c'erano dei rami e delle cose sommerse che usurano il filo, che è un fluorocarbon da 14 libbre, lo rimonto, lo rilego l'amo, perché sennò il prossimo rischio di strappare, di lasciarglielo in bocca. E qui faccio una legatura che è diversa dal solito, è come un po', è come quel vecchio, diciamo così, la legatura che si utilizza per fare la pesca alla passata. Si infila la lenza dentro, così, poi si gira intorno varie volte, quanto uno vuole. Va bene? Stessa cosa che si utilizza con gli ami a paletta, e poi vi spiegherò il perché. Si infila dentro, si tira, si dà un po' di sbavatura. Che serve per evitare che quando si stringe poi il nodo possa in questa maniera, vedi, in questa maniera è ancora più angolato, vedi, è storto. Questo serve per dargli più spinta, per sfondare la gomma e ferrare meglio insomma il pesce. Così si entra dentro fino in fondo e poi si innesca, ecco, così questo è un innesco bello compatto. Ecco La taglia non è grande, però no. I pesci sono molto aggressivi e con l'alzare del vento insomma, iniziano a attivarsi pescando sulle strutture del canneto. Mi sposto un attimo, altrimenti ci schiantiamo contro il canneto. Una delle particolarità del bass fishing è l'utilizzo delle canne. Canne che possono essere sia canne da spinning che canne da casting. Tommaso, quali sono le caratteristiche che rendono questi due tipi di canne diverse? Ma le caratteristiche sono semplici, che le canne da spinning montano un mulinello. Eccola qua. Sì, a bobina fissa, dove appunto la bobina è fissata su un asse e la lenza è avvolta intorno ad essa. Quando lanciamo, facciamo il classico gesto del lancio, dopo aver aperto l'archetto, la lenza esce da sé, insomma, liberamente. Mentre le canne da bait casting montano un mulinello che è a bobina rotante. Vale a dire che la lenza, avvolta nella bobina rotante, esce grazie alla rotazione della bobina. La bobina che ruota durante il lancio. Il problema è questo, che se la bobina fa più giri rispetto alla velocità dell'esca che esce, si forma una parrucca, perché questa continua a girare più forte dell'esca che vola, quindi gonfia, fa una parrucca e il lancio si blocca. Quindi c'è diciamo una tecnica di lancio a sé stante che è notevolmente diversa da quella del lancio con la canna da spinning. E quali sono gli approcci che vengono utilizzati, diciamo, per pescare il bass fishing con le canne da spinning e con le canne da casting? Allora, perché si pesca certo. In maniera diversa. No, ecco, una delle particolarità del bass fishing è appunto questa. Cioè uno
può pensare, lo può confondere semplicemente molte volte con lo spinning in generale, ma il bass fishing è proprio una tecnica a sé stante, perché per ogni tipo di ambiente c'è una sua applicazione. In questo caso, in un ambiente come questo, peschiamo molto più a casting rispetto che a spinning. Infatti oggi abbiamo pescato esclusivamente a casting. Perché quello che è il bite casting, con il bite casting un pescatore riesce a essere molto più preciso, perché si ha la possibilità di frenare in maniera migliore la lenza che esce dal mulinello e quindi effettuare dei lanci molto più precisi. Non solo, il bite casting, come vedete, è impostato in questa maniera. Per farla, diciamo, in maniera un po' semplicistica, si potrebbe far assomigliare a un piccolo argano. Questo piccolo argano è necessario per fare uscire i pesci da delle coperture, da delle zone intrigate un po' importanti. Da delle cover, insomma, zone intrigate molto, molto fitte, molto importanti, come canneti, come c'è le baracche franate, rami e quant'altro, insomma. Nei laghi in acqua trasparente, molto aperti, come può essere il lago di Bolsena, piuttosto che il lago di Bracciano o altri, Bilancino, eccetera, si utilizza per esempio più lo spinning, perché comunque si pesca con esche più piccoline, più fini, e fili più fini. Più finesse. Più finesse, esatto. Una tecnica più finesse, quindi si utilizzano questo tipo di canne qua. Però, per esempio, se si vuole pescare anche in laghi grandi come Bolsena e profondi, se si volesse pescare a deep jigging, cioè con jig pesanti, oppure con dei crankbait di profondità, in quel caso si utilizza anche lì l'attrezzatura da bite casting, perché si fanno dei lanci lunghi, dei recuperi con esche abbastanza impegnative, e il mulinello a bobina rotante ti agevola un po' nel recupero. La cosa bellina è la livrea, vedi? Che prende proprio il colore dell'acqua. Sono molto mimetici. Bass fishing, insomma, è una tecnica veramente poliedrica, una tecnica che ci consente di pescare con approcci molto diversificati. Oggi nel lago di Massaciuccoli abbiamo pescato dalla barca con la bass boat munita di motore elettrico, di ecoscandaglio e di tutte quelle strutture che ci consentono o ci consentirebbero di affrontare anche l'agonismo. Ma il bass fishing può essere praticato anche pescando da riva con una manciata di esche e una canna, oppure attraverso la ciambella, il belly boat. Magari ne parleremo in un'altra puntata. Ma un'altra cosa che è importante sottolineare è rappresentata dal fatto che il bass fishing ha anche introdotto una grande rivoluzione nelle esche. Infatti l'introduzione delle cosiddette soft bait, cioè esche in gomma, siliconiche di diversa fattura, qui ne abbiamo di varie tipologie che vanno dall'imitazione del gambero, del pesciolino, shed, worm, imitazioni di lombrichi, di creature, eccetera, ha consentito, attraverso inneschi come quello che ci ha presentato poco fa Tommaso, di pescare in degli spot molto diversificati, addirittura all'interno di cover molto intricate, evitando quindi l'incaglio. Le altre esche che vengono utilizzate nel bass fishing sono le hard bait, cioè le esche rigide, che ci vorrebbero puntate e puntate, però possiamo provare a sintetizzarle parlando di quelle che sono le grandi categorie. Abbiamo
ad esempio i crankbait, che sono esche come queste, che ci consentono quindi di sondare diversi livelli di profondità senza incagnare grazie all'utilizzo di questa paletta, oppure i jerkbait. Anche un'altra esca importantissima sono gli spinnerbait, quest'esca che ci consente quindi di lavorare soprattutto quando c'è vento e all'interno delle strutture di creare un grande volume d'acqua. Quindi il bass fishing è veramente una tecnica molto articolata, molto complessa. Per ognuna di queste esche vi è poi un approccio particolare che corrisponde a una tecnica poi diversificata. Però poi quello che accomuna tutti questi approcci è sempre solamente una cosa: la cattura del black bass, del big mouth, di quel pesce straordinario che è appunto il black bass. Il lago di Massaciuccoli, dove abbiamo pescato oggi insieme a Tommaso Operi, è uno spot veramente bello per il bass fishing, ma in generale per molti altri tipi di attività. Infatti qui è stata istituita una riserva naturale, la riserva naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Siamo a due passi dal mare, da Viareggio, da Forte dei Marmi, dalla Versilia, alle nostre spalle le bellissime Alpi Apuane. Il lago di Massaciuccoli, che era conosciuto fin dall'antichità, fin dall'epoca romana, ma che ha avuto più notorietà in epoca recente, in quanto proprio qui un personaggio, un musicista molto famoso, importante, Giacomo Puccini, aveva trasformato questo ambiente in una riserva di caccia. Infatti la sua salma è ancora presente in una villa qui intorno al lago. C'è una località che si chiama Torre del Lago, che è appunto stata creata in onore a Giacomo Puccini. Quindi, oltre alla pratica della pesca, del bass fishing, consigliamo di venire in questo ambiente per vedere anche le bellezze naturalistiche, perché no, poi magari farsi anche un bel bagno al mare. Tommy, certo, oggi è stata una giornata bellissima, perché lo spot di Massaciuccoli è bellissimo, ma non semplice da interpretare da un punto di vista di pesca. No, non semplice, guarda, è una cosa strana, perché comunque qui a Massaciuccoli si fanno sempre delle belle pescate. Quest'anno secondo me è stata una stagione un po' strana, sicuramente anche per il meteo, che comunque ha influito molto, sai, il bass è un pesce strano, si sposta continuamente in base alla stagione, sì, l'alta pressione, sì, l'alta pressione non si è fatta vedere, esatto, per tutto questo, esatto, praticamente l'estate non c'è stata. Altra cosa, c'è una grande pressione di pesca qua, cioè i pesci sanno leggere e scrivere. Questo è un posto frequentato da tutta Italia, vuoi per le gare, vuoi che il posto è molto bello, però comunque i pesci hanno iniziato davvero, secondo me, a essere un po' più difficili del normale, di come era poco tempo fa, ecco, tutto qua. Comunque domani si prova ad andare in quel posto che si sa noi, si va là anche se c'è molto vento, visto che il meteo ha messo vento, e comunque lì i pesci escono fuori, e se escono, escono veramente grossi. Quindi andiamo a vedere, dai, si va là. È gigantesco! Ma Tommaso, un bacio di boccalone! No! Dai! Slamà!
non ce la prendiamo. Uno pari. Poteva andare peggio. No, dai, mi è nervoso, vai. No, mi è nervoso, vai. Su, su. Big mouth forever. Un bellissimo pesce. Che si è lasciato ingannare con un innesco a Texas e uno shad di 7 cm circa. Come vedete c'è un vento fortissimo e siamo riusciti, nonostante questo, grazie a Tommaso, a rimanere in pesca con la barca, perché col motore elettrico è tutt'altro che semplice. E alla fine, insomma, chi la dura la vince. Un bellissimo bass. Bello Tommy, eh? Sì, bello. Accidenti. Vecchio, nero. E lo rimettiamo. Come dice il nostro... Vabbè. Il rilascio poteva venire meglio, ma insomma, ma quello che conta è la sostanza. Avrei voluto dire, come dice il nostro motto, don't forget the philosophy, ricordarsi sempre di ributtare il pesce, il no kill, il catch and release, per la tutela degli ecosistemi e far sì che si possa continuare ancora per tanto tempo a pescare pesci splendidi come questi. Oh, boccalone gigante! Che boccalone! Guarda là, guarda là! Là! Vieni qua, vieni qua! Che bass splendido, centrarchide, eccolo qua, il big bass, un pesce veramente possente. In questo pesce è racchiusa un po' l'essenza del bass, la struttura potente, la livrea che richiama quella della trota, per questo è chiamato in Italia anche persico trota, e soprattutto questa bocca prominente che poi rappresenta un po' la caratteristica che gli dà anche il nome negli Stati Uniti, Big Mouth.
così in mezzo a una vera e propria tormenta di vento questa giornata dedicata al bass fishing insieme a Tommaso Operi, grazie anche al prezioso supporto e assistenza di un carissimo amico del Bass Strike Spinning Club Aldarno che è Fulvio. Grazie. Una giornata che ha rappresentato delle caratteristiche di pesca molto particolari, Tommaso. Sì, dunque è stata una giornata piuttosto difficile perché il vento ci ha fatto pescare veramente male. Io sono dovuto stare sempre dietro a correggere la, diciamo così, la posizione della barca per riuscire, per diciamo così, per rimanere pesca. In pesca, diciamo così. Due pesci belli sono venuti fuori e ha preso Francesco. Uno enorme è andato via, ahimè, la pesca è così, succede, me lo sognerò la notte, però in ogni caso, in ogni caso è la pesca, che vuoi fare? Questo è un pezzo di lignite e ha la bellezza di 3 milioni di anni. Siamo con Enzo Leprai, il geometra Enzo Leprai, responsabile di tutto il settore minerario della miniera di Santa Barbara, qui nel comune di Cavriglia. Enzo, abbiamo pescato in uno spot bellissimo, naturalizzato, anche se c'era un po' di vento, ma insomma con dei pesci anche molto belli. Ma qui che cosa c'era 3 milioni di anni fa e come siamo arrivati ad avere questo lago? 3 milioni di anni fa c'era una natura completamente diversa da quella attuale. Si parla di foreste di tipo equatoriale che crescevano sulle sponde di un lago pliocenico che occupava tutto il Val d'Arno. E diciamo per tutta una serie di eventi di tipo geologico. Chissà che pesci c'erano in quel periodo. Questo non lo sappiamo. E per tutta una serie di eventi di tipo geologico appunto questo lago sparisce, al suo posto sul fondo si crea una forma di vegetazione compatta, appunto la lignite, che soggetta a grosse pressioni diventa quello che è oggi un giacimento. 3 milioni di anni dopo l'uomo ha iniziato a utilizzare prima in maniera rudimentale, poi attraverso delle gallerie, diciamo, raccontaci un po' la storia dell'evoluzione di quest'area mineraria. Detta molto rapidamente è andata così: la presenza della lignite era già stata notata e registrata fin dai tempi dei Medici. Successivamente si parla della fine dell'Ottocento, questa lignite comincia ad essere utilizzata dai contadini proprio per riscaldamento. Poi è storia, diciamo, dei fine Ottocento, prima del Novecento, l'utilizzo industriale della lignite per alimentare la ferriera del Val d'Arno. Nel 1956 comincia l'estrazione della lignite a cielo aperto, lo scopolamento, la costruzione della nuova centrale, l'ingresso dell'Enel di lì a poco e comincia quindi lo sfruttamento a livello industriale per usi energetici della lignite. Quindi la centrale termoelettrica. La centrale termoelettrica che dal 1956 al 94 viene appunto alimentata dalla lignite della miniera. E stamane abbiamo ripercorso la storia mineraria di questa zona anche in un museo bellissimo, il museo Mine, che è qui sopra nel vecchio borgo ristrutturato di Castelnuovo dei Sabbioni nel comune di Cavriglia, e lì abbiamo visto appunto come ci sia anche, come dire, un profondo legame culturale che lega questa terra e questo comune a tutte le vicende minerarie. E però c'è da dire che c'è anche una tensione, una prospettiva verso il futuro, perché qui ora siamo in un ambiente che è completamente diverso da quello che vedevamo 20 anni fa, e in prospettiva c'è tutto un recupero del territorio che l'Enel insieme alle amministrazioni della Regione Toscana, la provincia di Arezzo, il comune di Cavriglia sta lavorando. Che cosa nascerà qui, Enzo? Qui ci nascerà un lago di maggiori dimensioni rispetto a quello che avete visto, 12 milioni di metri cubi. Una quantità d'acqua come questa crea le condizioni anche per proporre in futuro modelli di gestione delle acque oculati, nel senso di controllo con immissioni del pesce e controllo anche di tutte le situazioni particolari. Come abbiamo visto, vi sono anche qui in Italia, qui in provincia di Arezzo, ma anche modelli nord europei, perché se c'è, diciamo, dopo il disastro tra virgolette creato da una trasformazione del territorio che l'escavazione mineraria ha inevitabilmente creato, oggi si creano le condizioni tra qualche anno per ripartire con un ambiente diverso e, se vogliamo, forse anche più bello di quello originario. Sicuramente sarà quella che stiamo per vivere una grande avventura dal punto di vista ambientale.
avremo tutta una situazione completamente diversa da questa e che ci rende anche un po' orgogliosi, dico la verità, solo il fatto di parteciparvi. Ecco, questa è una bella avventura.